Mio canale, oggi nuovo video come tutti i santi giorni di questo mese. E oggi volevo parlarvi di momenti più imbarazzanti che possono capitare nella vita di tutti i giorni di tutti. Quindi spero che vi piaccia questo video, mettetemi un like se vi piace e iscrivetevi al canale se l'avete ancora fatto. E scrivetemi soprattutto sotto nei commenti quali sono stati i momenti più imbarazzanti nella vostra vita. Iniziamo! Quando siete a scuola e pensate di avere la risposta giusta, alzate la mano molto fieri e dite sì, io la so. Il professore vi dà la parola e date una risposta sbagliata. Mi è capitato tantissime volte, convinta di avere la risposta giusta, ma era sbagliata. Quelle volte in cui sei con una tua amica e non ti ricordi di averle già raccontato la stessa storia magari il giorno prima e gliela riracconti di nuovo proprio con foga, con emozione, e poi lei ti dice guarda che me l'hai già detto. Questa è una cosa che mi capita spesso. È quando sei in giro e vedi qualcuno che conosci dalla scuola o dal lavoro e cerchi di cambiare strada o cerchi di abbassare lo sguardo o cerchi di cambiare completamente marciapiede, cioè fai di tutto per non essere visto, per non salutare la persona con cui vai a scuola o vai al lavoro. Questo penso che sia un errore che tanti fanno ed è quello di mandare un messaggio sbagliato alla persona sbagliata. Tante volte magari capita che tu stai parlando male di qualcuno e dentro la tua testa il tuo cervello ti porta ad andare nei messaggi di questa persona e scrivere il messaggio a questa persona. Ditemi se non vi è capitato. Quando sei in giro per strada e vedi qualcuno che ti saluta, pensi che ti sta salutando, ma in realtà saluta la persona dietro di te. Ma tante volte mi capita che magari vedo un video che mi fa ridere particolarmente, lo faccio vedere a una persona, a una mia amica, o a mio fratello, a mia sorella, e non fa ridere. E tu sei lì che stai ridendo e vedi questa persona che è completamente... Quando sei tipo in una stanza con una persona e pensi che questa persona ti stia facendo delle domande e rispondi, ma in realtà questa persona sta parlando al telefono tramite gli auricolari e quindi ti guarda tipo cosa? Quando stai facendo la spia online, stai facendo il detective privato e stai spiando e stai stalkerando qualcuno, per sbaglio metti like alla foto di quella persona. Quando arrivi a casa di un tuo amico che ovviamente vive con i genitori, saluti i suoi genitori tutti gentili e tranquilli e poi iniziano a riprendere il tuo amico e lo sgridano per cose che magari ha fatto o non ha fatto e tu sei lì tipo così, dovresti sprofondare. Quando sei di fianco a una persona, oppure sei in una stanza con tante persone silenziose, tipo in biblioteca, e il tuo stomaco inizia a fare rumori, come se avessi fame, o rumori strani. A volte mi capita che il mio stomaco decide di fare giusto dei rumori così, a casaccio. E questi sono alcuni dei momenti imbarazzanti che capitano a me spesso, perché ovviamente la mia vita è molto imbarazzante. Spero che questo video vi sia piaciuto, scrivetemi qua sotto nei commenti, come vi ho detto prima, se avete altri momenti imbarazzanti di cui volete parlare, e ci vediamo la prossima volta con un nuovo video, cioè domani. Ciao! Yeah.